Amici di Casa Viola e di Toscana TV, ormai girate la clessidra. È l'ultimo giorno prima della finale di Atene. Tra 24 ore la Fiorentina si giocherà la Conference League contro l'Olympiakos. I titoli, grazie alla regia di Massimo Brigato, e poi salutiamo il nostro ospite. Domani la finale, i Viola sono carichi. Oggettivamente non c'era altro titolo per descrivere il sentiment che arriva direttamente da Atene. Probabile formazione Bonaventura e Artur dal primo minuto, ma attenzione, c'è da sciogliere due dubbi, quelli in difesa e quelli sulla tre quarti. Ad Atene saranno in 10.000, a Firenze è tutto sold out, sia al Franchi che al Viola Park che in tutte le altre iniziative che sono note. Osvaldo nel frattempo ha parlato ai nostri microfoni sulla finale, ha dato dei consigli a Vincenzo Italiano, ha ricordato anche la famosa rovesciata, che cosa fa adesso nella vita, ha parlato di trascinatori, insomma ha parlato di molti temi. Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida le sentiremo in chiusura di trasmissione, ma prima fatemi salutare Dario Baldi che è pronto con la valigia per andare ad Atene. Ciao Dario, facciamo veloce che c'è da fare. Facciamo veloce perché mi ci vuole 35 minuti arrivare alla Malpensa, quindi muoviamoci, stringiamo. Poi io ho un'ansia da stamani che cioè veramente non riesco neanche a parlare. Io domani guarda farei una proposta, io se fossi un dirigente della Fiorentina, il bonus psicologo per i tifosi della Fiorentina, perché non ce la faccio a sopportare la finale, c'è troppa attesa, mi sto dilaniando, cioè non ho mangiato a pranzo, una roba, guarda, è dura, e immagino se c'ho l'ansia io come ce l'hanno gli altri. Allora Dario, io vorrei commentare con te intanto le immagini della rifinitura di questa mattina fatta ad Atene, perché secondo me insieme possiamo capire qualcosa. Le immagini della rifinitura descrivono come Biraghi, come ad esempio vedi subito pronto per andare a dare indicazione ai propri compagni, Biraghi è il capitano, e subito appena entrati sul terreno di gioco i giocatori si sono raccolti, lato opposto alla tribuna stampa, quasi in intimità, in un cerchio dove mister Vincenzo Italiano ha preso parola e chissà che cosa ha detto. Secondo te quali sono le parole che sono emerse? Perché nei giorni scorsi, nelle varie, anche al Media Day, no? Nelle varie conferenze, tutti parlavano di tranquillità. E ora invece? Guarda, ieri l'italiano alla UEFA ha detto una cosa santa, ovvero che l'obiettivo della Fiorentina è puntare sempre in alto, stare sempre nel lato sinistro della classifica e comunque sia arrivare a questi obiettivi. Io non so cosa gli abbia detto, però so che, e te la dico forte qui, preparati, mettiti a sedere, quella di domani è la nostra Champions League al momento. E te lo dico facendo una piccola analisi, una disamina. Diciamo io sono nato nel 95, diciamo sia nato nel 2000, che quindi quando è stata vinta l'ultima Coppa io avessi un anno, in realtà ce n'avevo sei ma non me lo ricordo, e quindi sono iniziato a essere senziente nel mondo del calcio nei primi anni di Champions League. Cosa ho visto? Ho visto due semifinali europee, una finale di Coppa Italia, e poi negli ultimi due anni, quindi da quando sono un po' grandicello, ho visto sei semifinali negli ultimi cinque anni, tre finali, di cui due ne ho persi, e casomai ci sono stato sia a Praga che a Roma. Ecco, domani è la nostra piccola Champions League, perché ancora oggi a Firenze sento parlare di dimensione, progettualità, bagnarsi la bocca con l'Atalanta, il Bologna in Champions, però il Bologna sì, è in Champions. Però tu domani hai l'occasione di mettere un trofeo nuovo nella tua bacheca, finalmente passare il panno sopra, il cencio, quello della nonna, sai il moppe, quello colorato tipo canarino, no? Che lo passi sopra e ci metti una coppa. Ecco, quindi secondo me l'italiano gli ha detto guarda portiamola a casa, perché potrebbe essere finito il nostro ciclo anche a livello di calciatori, e diamo una soddisfazione a questa gente, perché io non pensavo di arrivare a 9.000, sono sincero, ma quando abbiamo visto ci poteva essere l'invasione dei greci in casa loro, secondo me abbiamo avuto un senso di fiorentinità che tutti i giorni ci contraddistingue nell'essere sempre diversi, sempre separati, sempre in contraddizione. Davanti a questo movimento ci sono 9.000 anime a Atene, più 30.000 a Firenze solo allo stadio, più altrettanti dislocati in tante parti della città nei maxi schermi pronti a godere. Ecco, io mi ricordo di quando la Roma vinse la Conference League, che furono settimane di festa. Ecco, mi piacerebbe che questa settimana di festa possa continuare, iniziare da domani sera e continuare fino a chissà quanto. E quindi penso che Italiano gli abbia detto festeggiamo e godiamocela insieme, andiamo a Bergamo il 2 giugno a festeggiare la festa della Repubblica, casomai bevendoci un buon prosecco e mangiando il Casonsei piuttosto che pensando alla partita.
Domani so che tu sarai lì anche per noi, e allora raccontaci il tuo viaggio, la tua giornata, perché anche di questo da tutte le parti, insomma, d'Italia, per raggiungere Atene, soprattutto da Firenze, c'è chi ha preso strade più disparati, percorsi più disparati, spese diverse. Raccontaci il tuo. Allora, io parto stasera da Malpensa, tra poco arriverò a quasi notte a orario ateniese. Quindi breve birra prima della mezzanotte, perché il mio fioretto, l'abbiamo detto, è quello di non toccare sostanza alcolica a base di luppolo. Ma questo lo verificheremo poi domani quando sarai in onda. No, no, lui, no, no, eh? No, no, è un fioretto, io voglio vincere, quindi è il mio fioretto. E quindi piccola birra con Pitagiros, poi a nanna presto, perché domattina c'è da fare refresh con Andrea da Palazzo Moni alle 7:15, poi fino alle 9 continuo a lavorare, e da lì poi mi muoverò un po' per il centro alla ricerca di tifosi. Ma io domani sono, o più che fare il giornalista, sarò un tifoso. Ovviamente ci collegheremo col telegiornale, ci collegheremo con i nostri speciali, prima con Poggioni, poi con Guerrini, e poi durante il finale della partita sperando sia vincente. Però per il mio è un po' un viaggio stress, ma un po' come i conti, sai, quando è entrato Octri nell'Inter, no? Società stress di stress. Ecco, io sono una società stressed, e per quello che voglio fare il bonus psicologo UEFA per quelli come perché me, perché ne vuoi usufruire te, così. Chiaro. Però guarda, ti voglio raccontare, oggi l'avete visto su Firenze Viola, che ho raccontato la storia di Bradley, che è un tifoso australiano che si è fatto più di 20 ore di viaggio per arrivare, facendo tipo 12 ore di scalo a Singapore, altre 8 ore di viaggio per Atene, un pazzo scatenato. E quindi noi fiorentini siamo così, quando c'è, nel momento del bisogno, ecco, nel fragore della lotta, ci siamo, come recita la maglietta della Fiesole. Domani so che partiranno alcuni charter dei ragazzi della Fiesole, sì. Partendo presto si trovano a Scandicci e poi vanno, e quindi sarà, spero sia una grande festa, anche se il clima immagino sia rovente, sponda Ike, sponda Pana. Ovviamente ci sarà anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, allo stadio, e appunto hai detto una cosa santa. Attenzione, perché nel pomeriggio di solito, quando ci sono queste situazioni, è l'orario un po' più pericoloso, quindi anche a chi ci ascolta, diciamo, state attenti, perché insomma l'Atalanta, che è andata nel 2020 a giocare con l'Olympiacos una gara di Europa League, proprio intorno alle 5 del pomeriggio i tifosi subirono un agguato e ci furono degli scontri con la polizia. Quindi sotto questo punto di vista c'è da stare attenti, e neanche poco. Però insomma, Dario, tu descrivevi la festa che contorna tutto questo clima, e allora ti vado a chiedere questo, legato molto alla partita: chi secondo te sarà il trascinatore nel bene e nel male di questa finale, così secco? Speranza o certezza? Beh, faccia lei, Baldi. Speranza, Nico Gonzalez, finalmente può essere decisivo in questa stagione. Certezza, spero che l'uomo che ci ha portato in finale possa concretizzarla anche domani. E lo sai qual è il nome? Si chiama Mbala di nome e cognome Zola. Che per te è un leitmotiv. Allora, addentriamoci nella probabile formazione, che come al solito è impossibile da prendere, di Vincenzo Italiano, ma stavolta forse i ballottaggi sono pochi e magari ce la possiamo fare. Terracciano tra i pali, difesa 4 con Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, e qui c'è già il primo ballottaggio. Ranieri o Martinez quarta? A centrocampo Bonaventura ed Artur dovrebbero essere la scelta. Vincenzo Italiano sceglie di giocare, di palleggiare, di imprimere pressione, non mette Duncan o Mandragora dal primo minuto, a meno che Beltran vada in panchina e Bonaventura venga portato in avanti da trequartista. Nico Gonzalez, Kwame e Belotti dovrebbero essere la certezza là davanti. Sciogli tu i ballottaggi o comunque dici la tua. Allora, siccome abbiamo visto che la difesa da fermo fa abbastanza, diciamo, non è andata molto bene con Napoli e col Monza, riscelgo quarta e gioco con la mia difesa alta di sempre. Metto Mandragora insieme a Arthur, che penso siano due elementi imprescindibili, e tolgo Beltran, guardando quello che è successo l'anno scorso in Coppa Libertadores, e quindi parto con Bonaventura e lo faccio entrare a partita in corso. Ok, quindi tu, diciamo, opti per una scelta leggermente più conservativa, però inserendo quarta hai comunque una spinta da dietro, e questi dubbi fondamentalmente verranno sciolti tra 23 ore, ossia alle ore 20 di domani, quando verrà diramata poi la formazione ufficiale. E allora torniamo su il concetto della festa, perché ad Atene, l'hai detto tu, saranno 10.000, a Firenze saranno 30.000 al Franchi, più di 3.000 al Viola Park, e ovviamente sparsi per tutta la città ci sarà un'onda viola per seguire questa partita. Tutto sold out fondamentalmente. Rispetto all'anno scorso,
senti un'energia diversa, percepisci un qualcosa di diverso, oppure è, tra virgolette, la solita finale che Firenze, a prescindere, va a riempire ogni zona possibile ed immaginabile? Oppure c'è qualche differenza? No, no, ha molte differenze. L'anno scorso Praga è arrivata dopo la sconfitta di Roma, era la second chance, no? Per i positivisti era sì, vabbè, possiamo rifarci, per i negativisti insoliti che ci sono a Firenze era vabbè, abbiamo già perso anche questa. Firenze l'anno scorso l'ha vissuta come la prima finale di conference, c'era l'entusiasmo, più a Firenze che a Praga, perché a Praga andammo in 5.500 più o meno, ma perché ci fu un casino con i biglietti, prima c'erano, poi non c'erano, tanti spazi erano vuoti infatti. Domani invece è stata organizzata molto bene, quindi va fatto un plauso sia alle associazioni di tifo, tutte e tre, per i charter per quanto riguarda l'organizzazione, sia a CF Fiorentina, che ricordiamolo sta lavorando alacremente e da due giorni sta lavorando nel mettere anche i tifosi in condizione di andare autonomamente e conoscere tutto, orari, dove andare, quale metro prendere, ci sono le mappe condivise. La UEFA come sempre ha fatto un'ottima guideline su tutto, e quindi se devo dire la differenza è che domani secondo me sentiremo un quartiere di Firenze dentro lo stadio Hagia Sophia. Non ti faccio fare il pronostico perché siamo noi qui dallo studio Scaramantici, però dobbiamo evidenziare anche le parole d'Arthur, perché fondamentalmente è una possibilità andare ai calci di rigore. Arthur dice: siamo 5-6 rigoristi e calcia chi se la sente, perché ovviamente Arthur a Cagliari si è preso la responsabilità e ha segnato al 102esimo dal dischetto, comunque un risultato importante perché ha regalato l'Europa per la prossima stagione. Vediamo le parole del brasiliano ai microfoni di Sky Sport riportate da Firenze. Viola, sei caldo in questo periodo, potresti essere tu domani l'uomo decisivo? Sì, mi trovo bene a fine stagione e spero per domani. Non so se faccio gol, ma l'importante è vincere. Hai già giocato tante finali, che sensazione hai per questa? Cambia tutto, ogni partita è diversa, lavori tutta la stagione per questo momento. A Cagliari hai tirato un rigore, sei tu il rigorista? Ci alleniamo tutti a calciarli. Non ce n'è uno che deve calciare per forza, siamo 5 o 6, chi si trova meglio in campo può tirare, dipende dalle sensazioni in campo. Ti preoccupa il pubblico greco molto caldo? Ci saranno anche tanti tifosi nostri, ci saranno anche le nostre famiglie e questa è una cosa molto importante per noi. Ci aspettiamo un'atmosfera bella con i loro tifosi, ma anche i nostri. Ecco, Dario, soprattutto sui rigori, siamo 5 o 6 che possono tirare il rigore. Li individuiamo? Arthur, Nico Gonzalez? Arthur, Beltran, Nico Gonzalez, Kwame, Belotti, Onzola, Bonaventura. Bonaventura? Buonaventura, per me li può battere anche Mandragora, penso un po'. Biraghi li batte i rigori. Sì, Mandragora è peraltro nelle esercitazioni c'era stato descritto da Giulio Falciai come infallibile, perché insomma dal dischetto lui non è. E quindi siamo 5-6, forse siamo anche 7-8. Ma io spero che li abbiano allenati, ma spero di non doverci arrivare ai rigori. Ecco. Perché se si arriva ai rigori a me mi raccattate sullo stadio. Cioè, io mi metto lì. Cioè ragazzi, io vi dico solo che a Bruges non l'ho guardato, quindi non potrei sopportare la lotteria con il rumore intorno, quindi io mi sdraio a mio costo, a mio rischio e pericolo, non sono pronto ad arrivare a rigori. Quindi ragazzi, se mi ascoltate da Atene, mi raccomando, non ci fate arrivare a rigori, vinciamo la prima. E invece Bonaventura, in piena contrapposizione con Arthur, se vogliamo, ha parlato di altre cose, ossia sull'approccio della gara, con più consapevolezza, quasi come le due finali perse abbiano in un certo senso insegnato qualcosa a questo gruppo, magari non a Bonaventura che insomma di grandi partite ne ha giocate, però in generale, leggiamo, sempre a Sky Sport, abbiamo visto sorrisi e serenità, vuol dire c'è più consapevolezza? Oggi siamo abbastanza tranquilli, vedi? Ancora il concetto della tranquillità. La tensione sale il giorno della partita, ma sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo una rifinitura normale, domani vediamo, dice Bonaventura. E poi gli viene chiesto, sarebbe importante riportare un trofeo a Firenze. Non è scontato essere di nuovo qua, è un percorso difficile, giochi su tanti campi europei contro squadre che fanno un calcio particolare e diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Fatto un bel percorso, forse anche meglio dell'anno scorso, e approcciamo la gara con più consapevolezza. Poi domani non sarà facile. E sulla nazionale ovviamente Bonaventura ci è tornato, si è dispiaciuto e dice certo lo sono perché era una bella cosa, ma non ci voglio pensare perché siamo qui a giocarci un trofeo, quindi andiamo avanti e concentriamoci sulla Fiorentina per dare una grande soddisfazione a tutti, club, tifosi e noi stessi. A te il commento.
Ma ragazzi, Bonaventura è uno che ci vuole mettere tranquillità. L'anno scorso con l'Inter si è perso per loro bravura e un po' per nostro essere polli, perché andando in vantaggio subito così si poteva tranquillamente pareggiarla con Jovic, penso ancora. Non so, io ancora me la sogno la notte. Sì. Mandragora ha sbagliato un gol in movimento e quelli del West Ham li mandavamo a casa almeno. Invece non l'abbiamo fatta e hanno vinto loro all'ultimo minuto. Sicuramente c'è da stare più attenti e nel caso di parità portarla alla fine senza rischiare. Giocheremo in casa loro sperando di giocare il secondo tempo girati verso con noi che attacchiamo verso con loro che attaccano verso la nostra porta per evitare lanci di cose contro Serracciano. Quindi vediamo un attimo. Io mi fido di Bonaventura, mi fido di Arthur, mi fido di tutti. Ho grande fiducia in questi giocatori, in questo allenatore, e quindi me la vivo così, con grande fiducia, serenità. Ora mi prendo un po' di cose, di vitamine per rimanere su, perché c'ho la pressione che domani, secondo me, alle 9 italiane, 22 greche, io vado giù, quindi immagino quanto possano essere innanzi a loro. A te la chiusura del tuo collegamento, autochiuditi perché devi andare all'aeroporto, sennò ti facciamo far tardi. Ma guarda, la mia chiusura è rapida e indolore. Io questa coppa la dedico a quelli che c'erano casomai la finale di Champions League del 55, 56, a quelli che hanno perso le finali, quelle con la Juventus e quelle che ci hanno rubato, a quelli degli scudetti rubati, a quelli che vorrebbero fare solo il campionato e la considerano una coppetta, soprattutto a loro, a quelli bravi dal divano a commentare. E poi alle nuove generazioni, a chi è nato da due giorni, a chi è nato, a chi sta per nascere adesso, a chi nascerà domani, a chi nascerà in quest'anno. Perché quando nasci la tua squadra vince, sicuramente c'è uno stimolo in più a portare quel giglio che abbiamo cucito sul cuore in tutto il mondo. Noi tifosi della Fiorentina abbiamo una fortuna, tifare per la Fiorentina, che è un sacrificio, ti porta via la stanchezza, però è un privilegio che noi abbiamo e che gli altri non hanno, tifare la squadra per la città più bella del mondo. E quindi questa vittoria è per tutti, per gli addivanati, per quelli che credono e per chi se li ha viste portare via le finali. Ecco, la mia generazione vorrebbe vincere un trofeo, quindi fateci questo regalo. Speriamo davvero che sia così. Dario Baldi, buon viaggio, ci vediamo domani da Refresh in rassegna stampa e poi tutto il giorno sarai collegato con noi là da Atene per raccontarci soprattutto le sensazioni. Buon viaggio Dario, ciao ciao. Grazie, ciao. E allora abbiamo intervistato, grazie anche alla collaborazione di Micaela Lofaro, Pablo Daniel Osvaldo a Toscana TV e sulla finale lui ha dato una sorta di consiglio a Vincenzo Italiano proprio sullo stare in campo. Ascoltiamolo. Allora, c'è questa finale ora ad Atene per la Fiorentina, penso che ce la possa fare benissimo, c'è la squadra per vincere la Conference. La strategia migliore la saprà l'allenatore meglio di me, però penso che in una finale secondo me devi rischiare poco e cercare di fare un gol più degli altri, quindi in avanti la Fiorentina è molto forte anche dietro, però penso che si rischia un pochino di meno, sarebbe meglio. E quindi, come analizzavamo prima con Dario Baldi, Pablo Daniel Osvaldo consiglia, tra virgolette, un atteggiamento un pochino più prudente rispetto alla solita Fiorentina spregiudicata, magari con due palleggiatori in campo. Vedremo poi ovviamente se Vincenzo Italiano farà questo o quest'altro. Però sul trascinatore Pablo Daniel Osvaldo non ha dubbi, ha fatto un nome su tutti. Sentiamo. Allora, trascinatore per questa finale secondo me può essere Nico Gonzalez, credo che sta dimostrando che fa sempre gol, fa sempre bene, quindi speriamo molto in lui. Poi su Beltran, sì, penso che è un buon giocatore, magari gli manca un po' il gol in questo momento, però sono sicuro che si sbloccherà nel finale. E quindi insomma Nico Gonzalez e Beltran, due argentini come lui, però soprattutto Nico Gonzalez. C'è la sensazione anche da parte dei ex giocatori, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, che sia un po' la partita di Nico Gonzalez, quella della consacrazione. Consacrazione che Pablo Daniel Osvaldo ebbe sicuramente quando realizzò quella meravigliosa rovesciata portando la Fiorentina in Champions League contro il Torino all'ultima giornata, e chiaramente non potevamo non chiedergli un ricordo su questo. Ascoltiamo. Allora, la rovesciata è stato un momento bellissimo, non solo perché siamo andati in Champions, ma anche quel giorno mi hanno convocato per la prima volta in nazionale, quindi tanti ricordi belli, a Firenze ancora me lo ricordano la gente. Il gol alla Juve all'ultimo minuto è anche stato davvero importante. Mi ricordo che siamo tornati a Firenze, sembrava che si aveva vinto il campionato, è stato un momento bellissimo.
Momento bellissimo, come a Firenze dice, siamo tornati e sembrava come avessimo vinto un campionato. Figuratevi voi se tra poco più di 24 ore dovesse accadere ciò che tutti ci auguriamo. Chissà a Firenze come reagirebbe. Pablo, Daniele Osvaldo ovviamente a Firenze per star vicino alla Fiorentina, per sapete tutti il suo insomma, periodo così degli ultimi tempi, però ovviamente non potevamo non chiedergli niente sul suo futuro, perché lui ha un desiderio, ha un sogno e ce l'ha detto a Toscana TV. Allora, mi manca giocare, mi manca soprattutto quando vengo in campo allo stadio a vedere le partite, cioè vorrei entrare. Sì, mi manca abbastanza il calcio. E per il futuro io spero di continuare a lavorare con il calcio. Lo so che mi sono un po' allontanato dal calcio, però dopo tanti anni lontano mi è venuto a mancare tanto, quindi spero di tornare e lavorare sul calcio e poter insomma aiutare alle nuove generazioni con la mia esperienza dentro il mondo del calcio. E quindi Pablo Daniele Osvaldo, da calciatore a rockstar, vuole ritornare nel mondo del calcio, magari in veste di talent scout o qualche altra situazione, chissà. Noi ovviamente glielo auguriamo, e chiaramente i saluti che lui ha fatto a tutta la nostra redazione e a voi amici telespettatori ve li mostriamo con grande piacere. Vi saluto tutti i tifosi viola, speriamo di vincere ad Atene, un abbraccio grande e in bocca al lupo per tutto. E quindi così Pablo Daniele Osvaldo, anche con questo cappello un po' stravagante, col sorriso, ha salutato tutti i tifosi della Fiorentina. Prima di ascoltare le parole di Vincenzo Italiano, ritorniamo un attimo sulla probabile formazione, rimostrandola a video, così almeno voi potete beneficiare anche un'altra volta della nostra grafica, grazie alla regia di Massimo Brigato. Lo ribadiamo, dovrebbe essere questa: Terracciano tra i pali, Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa, ma attenzione al ballottaggio con Martinez quarta, che potrebbe strappare una maglia da titolare a Ranieri. Bonaventura e Artur a centrocampo è la sensazione che sta diciamo maturando nelle ultime ore, anche se alcuni, tra cui Osvaldo, propendono per un centrocampo un pochino più muscolare, magari con un Duncan o un Mandragora. E quindi a quel punto Bonaventura andrebbe sulla tre quarti al posto di Beltrán, che partirebbe dalla panchina, e magari potrebbe essere una carta a partita in corso, oppure dovrebbe essere questa: Nico, Beltrán, Kwame e Belotti, se tutto venisse confermato. Sicuramente Belotti in allenamento ha segnato, ha dimostrato di stare in forma, e quindi la sensazione è che parta lui dal primo minuto, oppure come in Balanzolà, magari contro il Bruges a partita in corsa, l'angolano può cercare di far quel gol decisivo che tutta Firenze attende. Non mi resta dunque, prima di ascoltare Vincenzo Italiano, che ricordarvi gli appuntamenti per quanto riguarda il grande giorno domani, la finale, a partire dalla rassegna stampa, come avete sentito, quindi a Refresh, condotta da Andrea Vignolini. E ci sarà anche Dario Baldi, che da Atene vi racconterà tutto ciò che succede. Poi dalle 17, attenzione, quindi dalle 5 del pomeriggio, a prescindere dall'informativa che ci sarà dalle 1 sul TG Cronaca e poi col TG Sport, ma dalle 17 c'è Telegram con Alessio Poggioni in conduzione, speciale anteprima finale, raccontandoci fino alle 18.30 come la città soprattutto sta vivendo questa finale. Avremo anche vari collegamenti. Poi dalle 19 c'è il telegiornale con il TG Sport in abbinato per avvicinarci all'evento, e poi soprattutto dalle 19.30 in poi Casa Viola la partita, con la conduzione di Giacomo Guerrini. Avremo due truppe esterne, il nostro Dario Baldi inviato ad Atene, e commenteremo con voi, vivendo con voi, questa importantissima sfida. Poi nelle prossime occasioni ci sarà modo di ricordarvi tutto il calendario per l'estate, ma ciò che è certo è che Toscana TV continuerà ogni giorno a parlare di Fiorentina. Non ci resta dunque che salutare. Ci vediamo domani per questa importantissima finale. Da Gabriele è tutto, buonanotte, ma ascoltiamo Vincenzo Italiano alla vigilia di questa importantissima sfida. Ma l'unico aspetto penso differente dall'anno scorso è che un po' queste situazioni le abbiamo già vissute. L'attesa, la preparazione, tutti questi incontri con voi giornalisti, l'importanza della gara, poi secondo me queste sono partite dove 50 e 50, forti loro, forti noi, perché siamo arrivati in finale e dobbiamo cercare di giocare una partita come vanno giocate le finali, siccome un po' di esperienza ce l'abbiamo, qualcosa dietro ci portiamo e dobbiamo farlo vedere domani.
Poi per quanto riguarda me, come sto vivendo questa partita, la sto vivendo con grande davvero attesa, perché come dicono anche i ragazzi, sento quello che dicono, leggo quello che dicono, per noi è una sorta di rivincita, quindi abbiamo avuto la capacità di arrivarci ancora un'altra volta. In Europa non è facile, perché i percorsi europei sono complicatissimi, quindi massima attenzione, bravi, bravi a riproporci, a ritornare in una finale, però domani dobbiamo cercare di fare di tutto per non commettere errori, per essere concreti, per essere attenti, concentrati, quello che richiede una finale. Una finale va giocata col fuoco dentro, con la massima applicazione e dare tutto quello che si ha. L'anno scorso, come dice Biro, non abbiamo avuto un epilogo bello, quest'anno cercheremo di mettere in campo quell'esperienza, quell'amarezza, per cercare di farla finire in maniera diversa, sapendo che il nostro avversario è forte, di qualità, preparato, e se è arrivato in finale sarà una partita tosta come tutte le finali.